qua, con una chitarra. Allora, il canale Italia Sovrana se n'è uscito con un video che io chiamerei Arrampicarsi sugli specchi e uscirsene con le teorie del complotto per dimostrare l'indimostrabile. L'indimostrabile suo è che lui in realtà non ha poche visualizzazioni rispetto alle persone che lui prende di mira. Ora, io non ho mai detto, non so se si riferisse a me, che il solo fatto di avere poche visualizzazioni vuol dire che stai dicendo stronzate, sennò sarei un cretino, perché io ho pochissime visualizzazioni e non ritengo assolutamente di dire stronzate. Però dal punto di vista di chi ha fatto un ragionamento meramente numerico per screditare la manifestazione del 12 ottobre del vero, e raggiungo io, vero, genuino e di un certo livello culturale, politico, movimento sovranista, quindi chi ha screditato secondo numeri meramente criteri meramente numerici, gli facevo notare che secondo il suo stesso ragionamento lui dovrebbe essere meno rilevante di tantissimi canali, compreso l'Informa TV, che lui tanto che è 10 volte mediamente migliore, più numerico del suo, siccome lui identifica semplicemente i numeri, come farebbe una persona, un bambino che capisce solo i numeri e non una persona che indica anche fattori di qualità, di contenuti e di anche il livello dei commenti che ci stanno sotto, siccome in base a questi numeri lui sarebbe uno dei io chiamo finti sovranisti, questa è la mia opinione mia, finti sovranisti che ha meno visioni nel web. Ora, premetto che questo è un canale dove io canto e suono, è nato come tale, quindi non mi metto in competizione, ma che i numeri hanno una valenza, ma non sono la sola valenza, e che i numeri possono cambiare, vanno visti in un andamento, in un trend. Se ne è uscito sul abbindolato per rapporto deficit PIL, queste cose qui, quello che hanno usato sempre lo stesso ragionamento per far fare 7 di deficit, 0,7 il deficit al nostro 0, insomma, per permettere alla Francia di avere più deficit, quindi più manovra di spesa pubblica. Secondo lo stesso criterio, lui ha estrapolato un dato che, siccome lui ha molti più abbonati BioBlu, lui in proporzione c'ha più visualizzazioni. E allora? Cioè, tu vuoi dire che tu c'è un manipolo, sei uscito, insomma, un manipolo di persone mi sembra un delirio di grandezza, un manipolo di persone che sono dietro a lui, insomma. E poi ha cominciato a indicare con la freccetta tutti i numeri, tutti i video con meno visualizzazioni di BioBlu negli ultimi pochi giorni, dimenticandosi quelli che c'hanno centinaia, se non 2 milioni e 900 di Mattei, quello sulla batteria del cellulare, e quindi facendo una presentazione completamente distorta. E mettendo la freccetta sui video suoi che avevano più visualizzazioni e glissando su quelli che avevano meno visualizzazioni. Poi sono uscita con una teoria del complotto per cui loro avrebbero comprato visioni o like o abbonamenti in Cina, lui no, gli altri sì. In base a che cosa? Non capisco. Perché se non c'è nessuna prova degli altri, non c'è nessuna prova anche per te, quindi perché gli altri avrebbero dovuto comprare queste visualizzazioni fantomatiche? Poi, se andiamo così, allora possiamo dire, tutti possono averle comprate. Allora, ammesso che sia vero. Allora, no, perché loro stanno da più anni, quindi loro l'hanno comprata in Cina a quattro soldi. Ma mi sembra un discorso serio.
Tutte cose indimostrabili quando l'unico fatto è che i numeri stanno là. E parliamo di persone che molte volte non hanno monetizzazione e fanno discorsi molto scomodi. Perché ricordatevi, non saranno certo i video di Italia Sovrana a dare fastidio al sistema. Casomai quelli di BioBlu. Però i numeri vanno contati. Per Italia Sovrana, solo quando fanno comodo a lui. Quando non fanno comodo a lui, allora ce li gestiamo, facciamo un video con un titolo sensazionalistico, perché una persona ha detto: se dite a me, io non ho mai detto che avere più visioni. Quindi, quando uno vuole fare un bel video, deve aprire il cervello, sentire quello che ha detto l'altra persona, parola per parola, e smentirlo. Io non ho mai detto che il solo fatto di avere più cliccate, più visioni o più abbonati sia di per sé l'unico criterio o un criterio di per sé positivo. Ma visto che lui è attaccato al movimento perché diceva che sarebbero presentati i quattro gatti, allora se facciamo le proporzioni, andiamo a fare le proporzioni, quanto è stato pubblicizzato la manifestazione di Italia, come si chiama, Orgoglio Italiano rispetto a quello degli altri? Pochissimo, quindi in proporzione potremmo dire che il 12 ottobre ha avuto, facendo dati statistici su quanto si è parlato sul web, più gente che sono scesa. Ma che ragione, che è scesa in piazza, o è scesa, a parte lì, non è che lì c'è stato un corteo, quindi gente che ha camminato per 2-3 km, 2 km, adesso non mi ricordo, che è più facile di stare su una piazza così. Il corteo ha un altro valore. Comunque, questi sono i fatti. Arrampicarsi sugli specchi per avere sempre e comunque ragione a costo di rendersi ridicolo. Ora, tu puoi continuare a chiamare, a insultare, avere un gruppo di persone che ti stanno dietro. Ma la realtà è un'altra. La realtà è che io sono di non contare una mazza. Però, evidentemente, non solo sui numeri, ma anche chi vede, perché evidentemente nei miei pochi numeri di visualizzazioni, ok? Uno, qualcuno avrà visto o tu hai visto, ti è andato a riferire. Secondo, ma se io ho quattro visualizzazioni, qual è il problema? Perché devi dedicare un quarto d'ora di tempo a dimostrare l'indimostrabile? Vuol dire che posso avere anche poche visualizzazioni, ma sono ficcante. È chiaro? Nel senso che non faccio video a come fanno altre persone. No. E io parlo con i fatti. I fatti sono semplicemente questo, che come te la rigiri, tu hai moltissimi meno visioni di tutte quelle persone di che tu vai ad attaccare, e molte volte attacchi il movimento sovranista vero solo per i numeri, quando neanche tu li hai i numeri. Ecco. Arrivederci.